Bentrovati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di occhi con l'oculista, ovvero Alessandro, il dottor Alessandro Burroni. Ben ritrovato, dottore. Oculista all'ospedale San Donato di Arezzo, nella schiera del dottor Andrea Romani. E intanto sono già arrivate svariate mail, ma vi ricordo che potete naturalmente anche telefonare, perché questi sono appuntamenti importanti, perché danno appunto la possibilità di fare telefonate proprio qui in diretta e chiedere ai medici che cosa possono fare, come possono rispondervi per i vostri problemi. Allora, intanto ci ha telefonato una signora prima che iniziasse la trasmissione e ci ha chiesto che le era stata diagnosticata una degenerazione maculare di tipo secco. Cosa posso fare? Sono utili le iniezioni? Rimarrò cieca addirittura, si chiede? Questa è una domanda che frequentemente fanno i pazienti. I pazienti ci chiedono se rimarranno ciechi e noi, almeno in teoria, diciamo che ciechi non rimarranno. Anche perché la degenerazione maculare, che si divide in due grosse famiglie, che è la forma secca e la forma esudativa, quindi la forma umida, se evolvono in senso ingravescente, lasciano, diciamo, un problema visivo però relativo alla zona centrale. Cioè la zona periferica è conservata, la vista periferica è conservata, quindi dire rimarrò cieco è sbagliato. Sicuramente è un paziente ipovedente che avrà grosse difficoltà, ma non avrà problemi di cecità. In occasione della signora che ci chiede se le iniezioni sono utili, nel caso di una degenerazione maculare di tipo secco non sono utili, perché la degenerazione maculare di tipo secco è una degenerazione maculare in cui il tessuto praticamente viene meno, si assottiglia e quindi non ci sono più le cellule deputate alla visione. Non ci sono più i fotorecettori, quindi è inutile fare delle iniezioni, è inutile fare altre cose. L'unica terapia che si può fare è quella con gli integratori alimentari, a base di luteina, sastanzina, però insomma lasciano il tempo che trovano, un pochino possono aiutare, però insomma. C'è modo di fare una diagnosi precoce la maculopatia? Allora, tempo fa è uscito un test genetico. Praticamente questo test presuppone, è tipo un brush che si mette in bocca e si prende un po' di mucosa labiale, sì. E praticamente si invia questo test e viene valutata, diciamo, la presenza di questi geni della degenerazione maculare. Di solito in familiari di soggetti che soffrono di degenerazione maculare questo test è molto utile, perché ci dà una sorta di previsione di quello che sarà, anche perché se si tratta di una maculopatia secca sicuramente la prevenzione è astenersi dai fattori di rischio. Fattori di rischio che possano essere il fumo, che possano essere un'alimentazione sbagliata, che possono essere i raggi ultravioletti, insomma tutte cose che bene o male, se vengono limitati, forse ci arriveremo dopo. Ma chi ha una maculopatia da una parte rischia di prendersela anche dall'altra? Diciamo, perché questo è un caso che mi viene in mente di una persona che ho conosciuto. È molto frequente. Ecco, è molto frequente. Però diciamo la cosa fondamentale sono delle visite fatte a tempi stabiliti, ecco, per capire dove stiamo andando. Perfetto. Allora, andiamo avanti con le vostre domande. Un signore di 73 anni da tempo per guardare da vicino è costretto a togliersi gli occhiali che fino a poco tempo fa, dice, indossavo volentieri. Che cosa significa gli occhiali per vedere da vicino? Di solito è un sintomo tipico. Cioè, gli è migliorata la vista? No. Troppo sì, bella la vista. Gli è migliorata la vista? Sì, da vicino. Da vicino, ma da lontano? Da lontano no. È possibile che questo signore abbia una cataratta. Una cataratta nucleare, cioè che prende la parte centrale del cristallino. Di solito nel momento in cui si sviluppa questa opacità la vista da vicino migliora, anche perché l'occhio si miopizza, quindi l'occhio vede peggio da lontano e vede meglio da vicino. Quindi di solito è un sintomo che non ci fa venire subito il paziente allo studio, perché il paziente è contento, da lontano si avvicina un pochino di più, da vicino vede benissimo. E però una volta che diciamo che c'è la cataratta non è così contento. Ma l'intervento di cataratta oggi lo fate tranquillamente, insomma non è un grosso problema? Ma il problema secondo me dell'intervento di cataratta è che se ne fanno tantissimi, i risultati più o meno sono ottimi,
E quindi secondo me l'opinione pubblica dice è un intervento semplice, è un intervento che si fa in anestesia locale, quasi senza le punture, insomma c'è secondo me una disinformazione. Ricordiamoci, è un intervento chirurgico, un intervento chirurgico complesso, è un intervento che prevede l'apertura di un occhio e la chiusura di un occhio, e nel frattempo si va a frantumare il cristallino, aspirarlo e si mette un cristallino artificiale. Quindi è un intervento tanto veloce quanto complesso. Di precisione. E naturalmente i casi più complessi, che magari presentano qualche problema, poi dicono: ma come? Era un intervento di routine, era una sciocchezza. Cioè, no, diciamo, l'intervento di cataratta è uno degli interventi più difficili che ci possano essere nella chirurgia, e come dicono gli americani, che tendono a dare un nome a tutto, è una chirurgia one shot, cioè un colpo. Un colpo. O va bene, o va male. O prendi il centro o sbagli. Ah, ecco, allora mi conviene prendere il centro. Conviene prendere il centro, però secondo me è bene che tutte le persone che poi vengono da noi o che parlano tra di loro, perché ci sarà sempre un vicino che ha fatto un intervento, no? Sappiano che è un intervento chirurgico, quindi un intervento chirurgico complesso. Poi non vuol dire che la stragrande maggioranza va bene e va tutto bene, è un intervento chirurgico complesso. Allora, senta dottore, ci scrive una signora che ha letto in una rivista che esiste un nuovo laser a femtosecondi per migliorare o per farsi operare, non ha capito bene la signora, da miopia, è possibile? Sì, è possibile. Noi ce l'abbiamo in ospedale, un laser a femtosecondi, è una, diciamo, tecnologia innovativa, ce l'abbiamo già, mi sembra, da qualche anno, e è un laser che permette dei tagli precisi senza, diciamo, un tagliente, fatto con un impulso laser, e permette degli interventi ottimi sia di chirurgia refrattiva, quindi di miopia o altre cose, sia anche si stanno affacciando degli utilizzi per la chirurgia della cataratta, quindi alcune fasi che prevedono l'utilizzo del fento laser. Quindi è una chirurgia innovativa e che ci accompagnerà sempre di più nel futuro. Allora, la regia mi segnala che c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor Burroni. Buongiorno. Vorrei farle una domanda. Sì. Io ho la retinopatia di secondo stadio. Ci può entrare con un tumore nel sangue? Ha una retinopatia? Sì. Di secondo stadio? Sì. Ma in che senso, signora? Perché le retinopatie possono essere di vario tipo, o una retinopatia diabetica, una retinopatia ipertensiva, non saprei. Può essere una retinopatia ipertensiva. No, la retinopatia ipertensiva, signora, dipende da un problema legato alla circolazione generale, insomma, allo stato generale dell'organismo, però non penso che sia in relazione. Ha detto ha un problema tumorale? Del sangue. Sì, cioè io ho avuto un linfoma, poi adesso mi è venuta la policichemia vera. Sì, comunque non ha problemi che possano, diciamo, condurre a uno squilibrio circolatorio tipo trombosi o altre cose dentro la retina? No, lei gli è stata riscontrata solo questa retinopatia ipertensiva di secondo stadio? No, che mi prendono delle piccole ischemie soprattutto sul lato destro. E questo bisogna che contatti l'ematologo e veda com'è la situazione, perché talvolta, signora, il problema di tipo microcircolatorio si riflette sulla circolazione oculare. Quindi se una situazione non va bene da un punto di vista generale, l'occhio ne risente, quindi secondo me è il caso di contattare o un ematologo o, sì, mi sembra che sia la figura professionale più adatta per vedere giustamente se... Segue un ematologo, infatti. Sì, io terrei conto dell'ematologo e naturalmente poi l'oculista valuterà la situazione retinica in base poi alla situazione dell'ematologo. Ok, la ringrazio. Prego. Grazie a lei, signora, arrivederci. Arrivederci. Allora, chiede una mamma di una bambina di 5 mesi, fino alla nascita la bimba ha sempre lacrimato da un occhio, frequentemente ha congiuntiviti di tipo purulento che richiedono l'utilizzo di colliri antibiotici. Lei che ne pensa a 5 mesi? Sicuramente c'è un'immaturità del canalino nasolacrimale. E quindi in un primo periodo, quando il bimbo è così piccolo,
non si consiglia di fare subito una disostruzione, quindi con degli spicilli che entrano dentro il dotto nasolacrimale e poi vanno a sfondare nel naso. Insomma, di solito nei primi periodi si consiglia di praticare una terapia antibiotica locale e di fare dei piccoli massaggini a livello del dotto nasolacrimale, molto semplice, perché dal basso verso l'alto, qui, in modo che si stimoli la suzione a livello del puntino lacrimale. E se poi va sempre peggio, a quel punto si fa. Allora, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, signora, prego. Signora? Buonasera. Signore, buonasera. Sera. Sì, volevo fare una domanda al dottor Burroni. Sì. Dunque, senta, io sono stato operato di cataratte bilaterali, sì, a tutti e due gli occhi. E in una, nella prima, è venuta una certa complicazione. Mi fu detto lo stacco dell'iride è possibile? Il che cosa? Stacco dell'iride. Stacco dell'iride è possibile? Sì, è possibile. Ecco, dicevo questo, nonostante questo mi sono rimesso bene, ci vedo bene, anzi forse un tantino più da quello lì che dall'altro. Praticamente sulla vista, come tono di vista, no, buono. La differenza, ecco, il problema è questo, che quando arrivo la sera in particolare, anche il giorno, ma più che altro la sera in particolare, dopo cena così, ecco, mi si mette un grande bruciore negli occhi. Bruciore che, insomma, è molto fastidioso, ecco, insomma. Ma quanto tempo fa è stato operato? Sono 3-4 anni. Ah, quindi non è da imputarsi a una breve chirurgia da poco tempo, insomma. No, perché addirittura faccio anche vari controlli annualmente o anche più. Ma la sera, quando ha questo fastidio, indipendentemente dalla luminosità, dalle luci che ci sono nell'ambiente? Io ho provato a fare questa prova, ma direi che è quasi uguale, anche se non sto alla luce. Se io vado a letto presto, faccio un esempio, sto a occhi chiusi, lo sento un po' meno o quasi niente, questo sì. Però stando per casa, stando in giro, mi dà questo fastidio. Ma io penso sia un problema di superficie oculare, quindi di sensibilità della sua superficie oculare. Prima di tutto io proverei a mettere dei lubrificanti, le cosiddette lacrime artificiali, in maniera costante durante il giorno e ancor di più in serata. Poi, se persiste il problema, magari contattare un oculista, perché ci potrebbe essere un'infiammazione cronica o una congiuntivite cronica che magari richiede una terapia specifica. Perfetto, grazie. Grazie, dottor Burroni. Andiamo in pausa, restate con noi. Torniamo subito dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande di oculistica. A fra poco.